una serata a chiamare le persone. Così. Senza ospiti, faccio Nicola, poi faccio un'oretta che chiamo le persone, poi faccio due chiacchiere con le persone, poi finisco con il nostro Lele Adani. Grandi, dov'è Ventolone? L'ho visto prima. Nicola De Beri. Uno ha scritto, ma chiamo solo i Juventini, chiamo così a caso. Ora vi lamentate con chi chiamo? Cioè io piso un bottone, tutti esauriti a casa, 42 mesi, tutti testa che con le fia testa che c'è le fiamme. Io chiamo una a caso. Ora il nostro Ventolone. Dottor Vieri, come stiamo? Bene, Nicola. Ti sei riposato, che ti ho visto un po'. Lo stiamo Riposare. perdendo, lo stiamo perdendo. No, no. Sai perché? Sto bene ora perché dormo nell'altra camera, quindi mi dispiace perché sono solo, però almeno riesco a dormire un po'. La salute prima di tutto. Bobo, volevo, per chi ci ha seguito, Per volevo chi ci segue. partire. Per chi ci ha seguito, per chi ci segue, oggi, non ridere però, volevo partire così. Ambrogio! 3, 2, 1. Oh mamma, Che tremore! ho pensato al nostro amico Mamma mia, Ventulù. Mamma mamma mia, mia, sei prima o poi ce esagerato. la faremo. E tutti i giorni hai inventato, cioè, sei stato tutti i giorni a inventare questa roba qua, a pensare a questa roba qua. No, no, ma così è. Lo sanno che noi siamo così veramente. Non ci parliamo mai. Anzi, per 2 giorni mi ha insultato più del normale in questi Veramente. Sì, 2 giorni. perché mi fai delle domande a volte che mi fai, capito? Ma hai partito bene, lo sai che ti voglio bene, Bobo? Cos'hai fatto oggi? Oggi niente, niente. Ho fatto un po' di sport perché sento che ci ho bisogno. Non vedo l'ora che arrivi lunedì, che il Premier ha detto che si può correre, devo correre, perché tra mangiare e beve non ce la faccio più. Io ho No. perso un po' di peso, quindi Ma ti vedo dalla faccia. mangio bene. Non mangio più la robaccia, no? Alle 3 di notte, le 2, brioche, panini, robe, quindi è dura perché tu sai che a me mi piace mangiare, però Lo so, lo so. Poi oggi abbiamo il Bonnesta, che mi piacerebbe fare tanto una domanda che farei forse te, spero che gliela fai, perché dimmi. no, mi piacerebbe che chiedi a Nesta, lui ha vinto un mondiale, doveva essere titolare inamovibile. Ma era Era il titolare inamovibile, si fa male, vinci comunque il mondiale, però non sei protagonista per quello che dovevi essere. Mi piacerebbe sapere da lui veramente se lo sente suo, perché io mi sentirei di andare in culo, detto papale papale, perché anche se l'ho vinto, io ero titolare, ma non l'ho vinto come lo dovevo vincere. E mi piacerebbe sapere dal buon Ale che cosa veramente pensa, se col cuore ce lo potrà dire. Questa è una domanda che volevo fare. Perché te l'hanno fatta? Cioè, perché aveva fatto l'intervista lui, che non se lo sentiva No, suo. no, 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 è una mia domanda Ah, che vorrei ok. fare, non l'ha mai fatto, non ha mai risposto lui a questo. Però noi siamo stati calciatori, Bobo, alla fine se tu Ma io sei ti dico una titolare. cosa, Ale, ti rispondo. Ale, Nico, ti rispondo io, poi dopo chiedo a lui. Io forse lui non lo sente, cioè, se lo deve sentire suo, perché comunque era lì, ha giocato, ha partecipato. Pensa a me che mi sono fatto male un mese prima, non sono mai andato al mondiale. Cioè, ma io farsi male al mondiale, però giocando, che sei lì comunque, alzi il trofeo. Fai sempre parte del gruppo, che vuol dire?
Sì. Poi ti ci ricorderà anche lì quando ti fa male perché stai giocando, però comunque ha fatto parte della rosa, ha giocato e comunque. Poi comunque gliela chiedo. Sì, no, mi piacerebbe sta domanda. Poi ci abbiamo il buon Pippo. Ma ti ricordi? Sì. Poi abbiamo Inzaghi, no? Poi abbiamo Dopo. Aperto, sì. Oh, ma ti ricordi? Io ero a Bario quando nel Cruz li metteva il dito nel... Lo marcava e li metteva il dito. Come si chiama? Necruz? Necruzzo. Li metteva il dito nel sedere del buon Pippo. E io immagino allora. Pippo che diceva... Lo voglio scrivere. Arbitro. Che cacchio gli diceva? Mi sta mettendo il dito nel sedere. Ora lo scrivo? Stai scrivendo? Sono curioso. Immagino quella scena. Non si è mai vista nel calcio. Ma zio cantante, una marcatura così non si era mai vista. Poi Necruz, personaggio. Adesso siamo in Ramadan. Lo sai che c'è il Ramadan adesso? Approfitto per fare Ramadan Karim a tutti i miei amici muslim, visto che ho vissuto a Dubai. Necruz, come si chiama? Necruz. Rashid Necruz. 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 Dito. 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 Ho uscito dito nel culo. Cosa hai sentito? Oh, ma personaggio Necruz faceva la Madonna. Praticamente mentre... in campo c'era Fascetti allenatore, riunione, da niente Bobo, da niente, questo non mangiava, da niente, mentre parlava Fascetti, casca così come un pino, boom, svenuto, non mangiava, ti alleni, cosa. Mamma mia, che personaggio ragazzi, però quella roba è passata alla storia, povero Pippo che è stato l'unico attaccante. Adesso dove mangiava? Che era Juventus Bari? Era Bari-Juventus, sì. Io ero là, non ci credevo. Anch'io, da compagno di squadra, quando lo vedevo non ci credevo. Ascolta me. Dopo, mentre parlo con Pippo, se mi dimentico di fare la domanda, tu solo devi scrivere Necruz. Ok. Voglio sentire che dice il buon Pippo. Mamma mia. Mamma. No, che ridere. Ma Bobo, io ho stato... Questo... No, questo per... non se lo ricordava nessuno. Bravo, Nico, mi piaci quando ti rifogli. Non ci credevo neanch'io e non me lo volevo ricordare. Pippo non sapeva che dire all'arbitro. Perché tu gli dici, arbitro, mi sta facendo fallo, mi tira la maglia. Come gli fai a dire, arbitro, mi sta a mettere il dito? Come... a dire una roba del genere. Perché poi è uscita anche la foto, vero? Sì. Sì, si è uscito tutto. Era un dito o due dito? Quanti... Non lo so. Era il prostataus. È come a Bradley Cooper. Mochu Pic. Oh, ma guarda. Dimmi. Quanti gol hai fatto? Quanto è stato il massimo dei gol che hai segnato in un anno tu? Allora, Bobo, in A, il massimo che ho fatto è con l'Atalanta 10 gol in A. L'anno è stato un anno bellissimo perché era l'Atalanta di Vavassori, tutti italiani. Ma l'anno prima di che arrivassi, bravo, l'anno prima di ritornare da te il 2002. Ed era una squadra tutti italiani, vero? Tutti italiani. C'era Zauri che ha fatto carriera alla grande. Tutti italiani. Donati, Pellizzoli, i fratelli Zenoni, Morfeo, Doni, Gans che era venuto lì. C'era Carrera, Massimo Carrera, a fine carriera non ho mai visto un giocatore, un difensore tecnico così bravo. Dopo Lele Adani. Cioè, prima Massimo Carrera e poi Lele Adani. Impressionante la squadra. Ah, siamo arrivati a un punto della Coppa UEFA. E poi sono venuto lì. Al girone di andata eravamo a un punto dalla Juve e poi ha vinto la Roma quell'anno lì, lo scudetto. Infatti i tifosi della Roma ogni tanto mi scrivono che ho fatto un gol importante. La Juve ha perso una o due partite quell'anno lì e al 90° ho fatto gol io, Atalanta-Juve 2-1, ed è stato un passo falso della Juve che ha aiutato la Roma a vincere lo scudetto. Ma quindi 10 gol, è buono.
Poi, Bobo, quando ero all'Inter ne facevo 12, 13, 15, ma complessivi con quello che giocavo tra Coppa Va bene Italia. così, eh. Se Sì, non va tra... bene, se fai gol un po' di qua, un po' di là. sì. Tra campionato, Coppa Italia, Coppa Champions League, quando ero al primo anno, Coppa Ho visto il UEFA. gol tuo contro il Cagliari l'altro giorno. A Cagliari, no? Sì, Quello un quello è po' fresco. il mio esordio. Pensa a te, 2-0 per il Cagliari. Esce Baggio e Zamorano perché Ronny non stava bene. Entriamo io e Pirlo. E uno è quello che hai visto, rovesciata, e l'altro assist di Pirlo. Perfetto, ho fatto doppietta all'esordio Non all'Inter. ho visto, allora mettilo domani sulle tue Com'è? storie. Bello, bello. Palla in profondità. Sì. No, Metti, segnavo, segnavo, però però quando so. giocavo li facevo Ma belli. tu i gol li facevi tu. Sì, alla Se non avevi fine. problemi al ginocchio, i gol li facevi. Non era, il problema tuo non era far gol, era giocare, Sì. perché cioè, avevi problema di infortuni, no? Quindi il problema tuo era il ginocchio. Bobo, le sai le mie caratteristiche? Erano corsa, velocità e progressione. Una volta che ti apri una volta, due volte, tre volte, rallenti la caratteristica e poi fai più fatica. È normale, è normale. Ma io avevo una domanda per te. Quando hai capito che eri un giocatore forte, che ti è scattata la scintilla, che capivi che potevi avere il massimo dalla tua carriera, Champions League, nazionale, tutto, quando è che è scattata quella scintilla? No, allora, non so se è mai scattata la scintilla, però ho capito che ero forte, forte, comunque forte, quando ho cominciato a giocare alla Juve, da metà anno in poi, no? Che giocavo tutte le partite, no? Perché comunque tu sei un po' come me, hai bisogno di giocare con Sì. continuità. Noi non abbiamo il fisico, io comunque ancora peggio di te, perché io sono ancora più grosso, più pesante di te. Quindi non posso fare una partita sì, una no, una sì, due no, mezz'ora, faccio fatica io. Poi il gol puoi sempre fare, perché ti arriva un cross, fai gol. Però comunque io sono un giocatore che mi sono sempre detto, preferisco andare via da un posto e andare a giocare, dove so di giocare, che stare in panchina, perché ho bisogno, se devo far vedere la gente se sono bravo o no, ma poi più che la gente, per me stesso, io voglio capire io se sono forte, 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 o bravo, un buon attaccante, perché dunque lo capisci, no? Allora io avevo bisogno di giocare sempre, da quando sono bambino, più gioco meglio, meglio sto in teoria, no? Quindi alla Juve, siccome ci allenavamo in maniera molto molto forte, avevo solo bisogno di trasformare tutto per lavoro, no? E all'inizio giocavo, non giocavo, infatti ero sempre un po' così così. Poi da quando ho cominciato a giocare e mettere comunque anche i 90 nelle gambe, mi sentivo più forte fisicamente, cioè progressione, forza, scatto, tutto, quindi mi sentivo completo. Però alla Juve che hai capito questo più di Sì, anche tutti. l'Atalanta con Mondonico. Quando giocavo mi sentivo forte, no? Perché comunque vedevo che quando stavo bene fisicamente riuscivo a far bene, a fare gol, sempre. Poi mi sono fatto male. Però alla Juve, da metà anno in poi, infatti poi da lì vado all'Atalanta, vado all'Atletico e gioco sempre, no? E lì proprio allenandomi e poi trasformando tutto quanto, l'allenamento. La domenica stavo bene, no? Stavo bene fisicamente, quindi per noi che siamo dei centravanti comunque di ruolo, che tutto, più noi giochiamo meglio stiamo, no? È normale. Mi dicono che Sì. si sente male, ora si sente bene, ragazzi? Ma si sente male me o si sente male te? Chi si sente male? Fare il rimbombo. Si sente? Io, mio microfono? Boh. Quindi non siete capito un cazzo, o si è sentito? Comunque, vabbè. Oh, ma ieri, l'altro Si giorno, sente ora, sentivo. ragazzi? Si sente quando Si parlo? sente? Da 1 a 10, quanto si sente? Bene. Mettete un numero, bon dighi 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 bon dighi bon. Rocky, da 1 a 10. Ora ok, Fox, Rosario, Pippo, ora si sente bene, tutti hanno detto che si sente bene. Oh, Bobo,
Ieri, l'altro giorno, sentivo Cino parlare del figlio che è diventato grande, parlavate dei figli. Goditele adesso, perché io, come Cino, quando lascio mio figlio a scuola qui, mio figlio Kellyan, si chiama Kellyan, però gli ho dovuto mettere... Mio figlio Kellyan si chiama Kellyan. Aspetta, perché lo spiego, gli ho dovuto mettere il secondo nome, Vito, perché quando sono andato a Bari ho detto, come si chiama tuo figlio? Kellyan. Facciamo che cosa? Allora io gli ho insaccato Vito, perché Vito era il nome della buonanima di mio papà e così tutti lo chiamano Vitino. Hai capito il fatto? Dico tuo figlio. Kellyan, no, che spettacolo. Poi parla solo inglese, tutte le lingue. Meglio. Poi stravede per te, lo sai. Quando lo lascio a scuola, non un isolato, due isolati prima, fa papà, no, mi vergogno. Gli faccio, Kellyan, ventola la la, ventola la la, mi dicono, che ventola la la, lasciami qua il mattino. Cioè, si vergogna di te come si vergogna di me. Come i figli, i genitori, i bambini, no, no, lasciatemi con un bimbo. No. Tu sei figo, Nico, tu sei ventola là, là, ti conosco. Per mio figlio non c'è un cavolo da fare. Quando, no, ci hai fatto caso, non metto mai mio figlio su Instagram. Quando metto una foto, mi chiama e mi massacra. Non stavo bene, non dovevi farlo, lo dovevi chiedere a me. Giusto. Sì, ho cantante. Oh. E quindi quando vi vedevo parlare dei figli, adesso sono piccole, sbaciucchiatele più che puoi, perché poi per dargli un bacio, sì, buonasera. È un casino, è vero. Mamma mia. Poi ma... 19 anni, no? No, fa, a settembre fa 17. È nato il 22 settembre come Ronnie, lo stesso giorno di Ronnie. Fa 17 anni il 22 settembre. Non guarda mai la diretta. È più alto di te, È 1,90, io sono 1,95. È alto, però non fa tanto sport. L'altro giorno gli ho chiesto, Kellyan, che lo sai, allo stadio, al derby, quando eravamo insieme? Mi fa, ma scusa, ma perché hanno cambiato campo? Perché hanno, tra il primo e il secondo tempo, ma scusa, ma stavano attaccando di lì, perché hanno cambiato campo? Che cos'è il fuorigioco? Non hai idea. Quindi il calcio non va bene. Allora no, vuole fare l'attore, vuole fare l'attore. Allora bisogna tutti a Hollywood, amico mio. Con Bradley Cooper e Will Smith, tanto già li conosco. Come le nostre... io vorrei sapere il bottone, dove gliel'hai inficcato il bottone? No, il bottone è tutta roba di Bondi, no, ma è stato un gentleman, se vedevo che faceva WhatsApp. Sì, sì, te lo do io il gentleman, il bozzo, il gentleman. C'ho una foto con Russell Crowe, poi la posto, tutta roba di Hollywood, Kenstein e Stern. Allora, noi bisogna, allora, siccome lui vuole andare a fare l'attore, bisogna andare a Hollywood, il nostro programma è da Hollywood, bravo. Bisogna andare tutti a Los Angeles, c'è poco da fare. Perfetto. Ah, poi posso dire una roba, mi sono arrivati dei messaggi da Dubai, da Abu Dhabi, gente importante che tu sai perché ho lavorato lì, che ci segue, dei messaggi da New York, ma mi ha fatto un immenso piacere perché ci vedono che parliamo col cuore, che parliamo di calcio, che è la cosa più importante, poi col buon Lele Adani sappiamo che storie, che cose incredibili ci sono di calcio. E poi, io sto da solo, io sono contento che ringrazio tutti quelli che ci seguono, perché mi fanno compagnia anche, è una cosa che fa piacere anche a me. E stavo parlando... No, ma so, anche a me mi arrivano... No, dimmi. Anche a me mi arrivano un bordello di messaggi che comunque piace questo format che comunque stiamo facendo noi tre, no? Che comunque parliamo di calcio, parliamo di aneddoti di quello che facevamo, la fatica degli allenamenti, la pressione, no? Tutte queste robe qua. Quindi parliamo di calcio, calcio vero, quello giocato, no? A livello tecnico, a livello tattico. Come vediamo noi il calcio, no? Sì, sì, poi di cuore. Rosario, la smetti di scrivere cazzate. Nicola, sei un bel ragazzo. Lo so. Ma infatti a Los Angeles potresti fare anche il modello, vedi? Sì, tengo una panza. Oh, ma la sapevi questa del Cino? Che una volta lui ha affittato una macchina a noleggio per prendere suo suocero. Praticamente si era scordato di aver affittato la macchina a noleggio. Dopo un anno
non si ricordava dove l'avevano parcheggiato. Un anno di noleggio ha pagato per un giorno, un anno. Si era scordato che aveva affittato un noleggio, ha pagato un anno. Questo è Cino, questo è Cino. Porca madonna. Questo è Cino. È come quando facevamo i 1000 metri. Si nascondeva nei cespugli. Alla fine si nascondeva nei cespugli, poi usciva. Aveva fregato 500-600 metri. Ma, zio, sì. Ma ci sta, dai. Noi. Io ancora più di te. Poi c'è una domanda che ti farò la prossima volta che mi interessa sapere. Però come tu? Perché dici tu più di me? È perché Bobo, te eri il bomber lì e quando giocavi a due punte chi si doveva sacrificare in fase difensiva era più o io o Carlo. Sicuramente, però dovevamo allenarci, lo sai Nico, con il nostro fisico se non facciamo fatica durante il ritiro era dura durante l'anno, invece ci spacchiamo i due durante il ritiro. Parte sempre, poi il tiro era pesante. No. Era dura. Poi hai visto quei due ragazzi degli infermieri del Sant'Orsola a Bologna? Sì. Che bella quella roba lì che ci hanno postato. Sì. Ora ammetto che vuoi cercare di fare una diretta con loro, così li salutiamo. Dai, sarebbe bello, dai. Volentieri. Ora, organizzalo tu, capito? Sì, per quando... Per i prossimi giorni facciamo una diretta con loro perché comunque così li ringraziamo, sono i nostri eroi, perché poi sono curioso di capire cosa succede lì, cosa fanno, cosa sarebbe bello sentirli. Sì, cerco sì, di rintracciarli e poi ti passo i contatti. Va comunque bene. Sembri più magro, coi capelli più lunghi stai meglio dopo il coccolone che ti è venuto l'altro giorno che ti abbiamo perso. Mal di testa, mi ero distrutto, troppi giorni senza dormire, no? Quindi, perché comunque il giorno abbiamo le bimbe, cioè dura, allora, sta dietro a Stella, è di pace Stella, eh? Non è che sta lì e gli dici guardiamoci un film, lei, ok Bobo, guardiamoci un film. Stella va in giro, quindi... lo so, ci sono passato. Male. Eh? Ti vedo male perché la fibra dove sei tu fa schifo, non ce l'hai la fibra. Perché Ambrogio è un... Ma Ambrogio è Ambrogio, lo sai. Ambrogio fa schifo, giusto dire. vabbè, dopo il gallo di Taribo che siamo partiti. Sì. Ma lo so, c'avevo mio figlio che i primi 6 mesi aveva le coliche, si addormentava solo col mio mignolo in bocca. Lo so, maledetto. No, ma è difficile, okay. Dura. Però poi sono soddisfazioni, compà. Ora gli dico Bobo, e lei Bobo. Mi fa pisciare delle risate. Ma poi vedrai quando comincia a interagire, a parlare, che diventi matto. Guarda, è una roba che ti prendi il cuore e c'è proprio roba folle. L'unica cosa che mio figlio adesso a 17 anni mi tratta come un fratello, non va bene. Non riesco mai a dire no, non va bene. C'è la mamma che è più severa, io lo vedo un po' meno, e quindi non riesco a dire no. Dicendo sì, perdi di credibilità, mi dice, vabbè, dai. Cioè, mi piglia per il culo, zio Cantà, mi fa incazzare. Perché però li vuoi bene, Nico? Li voglio troppo bene, lo vedo di meno, lo sai un po' la mia vita. È normale, li vuoi bene, quindi dici sempre di sì, no? Insomma, io ti capisco ora, perché comunque ho due bimbe. La Stella... Lascia stare che non ha 17 anni come Kellyanne, ma c'è un anno e 7 mesi e comunque gli do tutto. Sì, cioè, sì. Comunque, cioè, basta che quando sorride lei è la giornata più bella del momento. Ogni volta sorride è il momento più bello della giornata, no? Quindi io cosa faccio la mattina? Lei in salone, vado di là e io mi fermo e la guardo. E aspetto che si giri, mi vede e fa papà! E viene da me e niente, io ho già finito la giornata. Ti squagli. Sì, è una roba incredibile. Allora, Bobo, prima che arriva Alessandro, c'è Fox che scrive sempre vogliamo Taribo, là su cazzi tuoi, io non ne voglio sapere. Io non riusciamo a trovarlo. È in Nigeria, da qualche parte, non si sa dove. Tra un gallo e l'altro forse lo troveremo, vedremo. Poi c'è sempre Pippo che scrive... di
Berlusconi, dice. Se vuole, noi siamo qua. Ma come faccio a chiamare Berlusconi? Ma secondo te Berlusconi viene da noi, no? Ma se vuole il presidente, ci chiama e viene, ma non è che posso andare a chiamarlo io, non è giusto, dai. Ce la faremo, ce la faremo. Lippi ancora a Santo Domingo? Sì, non lo fanno partire perché hanno paura, perché lo sai, quando voli, la costola poi può avere problemi con l'altitudine. Scoppia la costola. Ed è bloccato. Ma dai, ridicolo. Lippo, sei ridicolo. Vogliamo Sidorf, vedremo anche se verrà Clare. È amico nostro. Ieri volevo chiamare il suo dottore in Italia e dirgli, chiama Davide, digli con la costola così devi stare almeno 3 mesi a Santo Domingo e non puoi prendere l'aereo. Cosa fare un saluto in dialetto barese. Allora, siccome il mio momento è finito, poi ci sarà Alessandro, io dico, hai capito, Bobo, che vuol dire? Se ce ne dobbiamo andare. Vuol barese? Sì, vuol dire se ce ne dobbiamo andare andiamo, se non ce ne dobbiamo andare non ce ne andiamo. Quindi, andiamo là. Ok, bravo. Hai imparato un'altra roba. Mi vedi bene, mi senti bene, ti voglio bene. Allora, ti vedo male, ti sento male. Tutta colpa di Ambrogio. Poi chiamerai Ambrogio e ti incazzerai con lui. Cioè, io non ho la fibra perché in questo palazzo non si può mettere, ma Ambrogio la fibra deve metterli. Il palazzo è suo. Porca miseria. Hai capito? Bobo, tutto a posto? Io ti saluto. Voglio bene, mi hai trattato un po' male questi ultimi 2 giorni, però lo sai che va bene. Ci sentiamo dopo, dai. Dopo ti chiamo. Pronto, vabbè. Pronto. Bom, tiki, 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 bom. Bom, tiki, 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 bom.